Oggi vi faccio vedere il classico trucco di una buttons. Continua la rubrica The Buttons Style e insomma, a differenza di quello che si può pensare, perché comunque la buttons è quel tipo di ragazza esagerata, il trucco buttons per eccellenza è sempre stato soltanto uno. E visto che questo stile, diciamo, l'ho inventato io, è una mia opinione. Se ci pensate, si sa di negli anni antichi, vabbè, insomma, negli anni delle nostre mamme, se più o meno avete la mia età o qualcosina di più, andava da sempre il rigone d'eyeliner con sta matita marrone scuro e rossetto chiaro. Quello per me, quando lo vedo, è il classico trucco da buttons, perché è un trucco che non è passato mai di moda. Non fate caso se ho le unghie de merda, ma praticamente ci ho messo lo smalto sopra a cazzo de cane, perché ieri sono andata a ballare, però ho detto, vabbè, è buio, chi lo vede che è messo male. Poi mo, insomma, mo dovrò fare la seconda passata, ma ieri non c'avevo tempo, quindi non ci fate caso. Intanto vado a mettere sulla palpebra mobile un primer. Sarà un po' un Get Ready With Me. In realtà ho già fatto la base senza andare a mettere ancora, cioè, non ci ho fatto adder, blush. Però mi sono messa il fondotinta e la cipria. In realtà, per non farmi appiccicare l'eyeliner alla palpebra mobile, vado a fare un leggero trucco, fatto che magari metto un color carne sulla piega e... sì, ciao mio Dio. Sulla palpebra mobile e su quella fissa, e nella piega vado a mettere un marroncino, giusto per dare profondità. Ma in realtà lo sto a fare perché sennò col sudore, che cose, quando uno sta sempre con l'occhio, insomma, ti si appiccica il nero qua. E noi, questo effetto bruttissimo, vuole mai evitare. Mi armo de palette Mulac, quella dei contouring. Prendo il colore chiaro, che uso di solito come illuminante, cioè come punto luce sotto l'arcata, ma stavolta lo passo su tutta la palpebra. Volendo potete passare pure solo sto colore, però per essere un po' più sophisticated, me lo invento un termine che ne esiste, però. Solo che non tutti sono molto, come si dice, non tutti sono molto, non tutti sono molto al gioco, allo scherzo, quindi meglio di no. Pio un colorino più scuro e do un leggero colore qua nella piega. Adesso vanno a mettere eyeliner. In realtà la cosa è un po' soggettiva, a me piace abbastanza spesso perché si deve vedere proprio all'occhio, fa l'occhio allungato, e io lo metto di solito un po' per volta fino ad ottenere il risultato desiderato. È meglio sempre metterlo un po' per volta. Comunque, se lo volete fino, dovete nascere molto più leggeri di come ci vado io. C'ho paura a mettere my eyeliner insieme a voi, perché io mi abbasso sempre così, perché devo stare proprio concentratissima. Io uso questo qua della Paris Memories come eyeliner, che uso praticamente da un sacco di anni, che lo compro ai negozi tutto al 99, ma a Monterotondo, dove lo bio io, mi è finito, cioè non c'era più, ha chiuso il suo negozio, e quindi ho dovuto comprare da un'altra parte. E
ha cambiato il packaging. Mo c'ha pure il mascara incorporato, ma il mascara io non mi sono fidata a usarlo, quindi niente. E uso solo sto eyeliner perché di tutte le marche, pure tra quelle più costose, è l'unico che non mi fa irritare l'occhio. L'avrò detto un miliardo di volte, però visto che c'è sempre gente nuova, io lo ripeto. Mi sono messa le lenti verdi. Iniziamo piano piano con sta riga. E la vado a fa che praticamente mi contorna tutto l'occhio. Qua faccio la linguetta che sale e unisco. Ok. Non ve pensate, pure a quelle che hanno fatto le truccatrici e tutte queste cose varie. Non gli viene sempre la prima botta l'occhio uguale a quell'altro, quindi ogni tanto va apportata la modifica. Se voi vi sentite impedite, non vi preoccupate perché pure a noi abbiamo studiato, abbiamo fatto scuola e quello è tutto quello che ci serve. Ogni tanto l'occhio ci vengono strabici. Succede a tutti. Quindi niente. Sbagliare è umano. Allora, c'è sta un link su Facebook che dice: "E grazie che siamo isteriche. Vi sfido a voi maschi a farvi tutti i giorni e righe sugli occhi uguali." Ok. Allora, la forma mi è venuta uguale. Devo spestire leggermente sta parte e stiamo a posto. Questo video era abbastanza lungo, ma un po', insomma un po' chiacchieramo. Tra l'altro io fra pochissimo devo pure uscire. Stasera uscirò in versione molto buttons, a quanto pare. Ok. E vado ad allungare la parte interna dell'occhio. Quindi approfittatene adesso a mettere eyeliner perché insomma più andate avanti con gli anni più l'occhio vi si comincia un po' a rigrinzì, perché è normale che l'avanzamento dell'età l'occhio un po' se arruga, se si può dire così, gli vengono le rughette. Quindi sfruttate il momento. Bene, mi sono pure strozzata l'eyeliner, ho fatto un danno, ma aspetterò che si asciuga, poi insomma sistemo. E intanto vado a truccare la bocca. Fate caso all'occhio storto, quindi. Cioè no, l'occhio storto è un po' sbavatino qui. Allora, mi sposto il piercing. Prendo una matita marrone. Io la uso marrone chiara, però teoricamente dovrebbe essere anche un pelino più scura. Vado a contornare le labbra leggermente fuori dal mio contorno, leggermente un po' più fuori, per fare effetto delle labbra più grandi, però non è una cosa evidente perché non si nota, perché comunque diciamo è tono su tono, cioè se era già un rosso la cosa era molto più evidente, ma con il marroncino insomma non si vede. Io sto lavoro da andare fuori contorno più che sopra o faccio sotto, perché viene effetto canottino. Tant'è che mi becco sempre un sacco di insulti su Instagram. Mia c'ha la bocca rifatta, mia del qua, mia del là, cioè, raga, io in faccia del rifatto non c'ho niente. Se ci avessi avuto il coraggio, mi sarei data una pompatina ai labbra e mi sarei fatta il naso in su. Ma visto che in faccia non è che ho tutto sto coraggio a toccarmi, ma avevo in quel posto.
Ok, messa la matita. Andiamo a mettere un rossetto chiaro. Io sto usando Blankety, The MAC, della linea Amplified, che è un nude chiaro, ma non è proprio un nude chiarissimo come li uso io di solito, che uso i nude bianchi. Però farlo diventare bianco, io ci passo sopra il rossetto The Essence da linea Nova, che è o 01. Visto che sto rossetto da solo non si può usare perché c'è pari bianco cadavere, pari che sia uscito dal Titanic, cioè se ti metti sto rossetto puoi fare la controfigura a Jack, a Leonardo DiCaprio, e allora lo sfrutto così. Quindi lo metto così. Adesso mi vado a fare al volo il contouring. Mi metto a bocca a pesce. Ok, faccio insomma la faccia secca. Qua sulle tempie, se ci avete il frontone, dà paura sto metodo. Io faccio comunque perché mi piace l'effetto, però c'ho la fronte bassa. Quindi cioè io manco come dovrei fare teoricamente. Però ecco, vabbè, sti cazzi. Lo metto qua ai lati del mento, per fare il mento un po' più squadrato. Diciamo mento a culo, il famoso mento a culo. Non so, io credo ci abbia un certo fascino. Vado a usare un blush che è della linea Nova di H&M, che mi piace un sacco. Il mio è il Cotton Candy. È un blush bellissimo. Ridete. Cheese. Ne mettete un po' per volta, perché sennò parete Heidi. Certe volte la videocamera sfarza i colori, ma immaginate io, cioè io in realtà dallo specchio mi vedo tutta omogenea col colorito, immaginate dalla videocamera si accentua, io poi vi dico no, non ne mettete troppo perché sembrate Heidi. Certe volte queste videocamere fanno un po' come gli pare. Ok, vado a piare il colore chiaro di sta palette sempre, quello per illuminare, e lo metto sempre qua sotto, qua. Visto che contorno qua di scuro, me lo metto qua al centro, sul naso per fare la pallina bianca e qua così sfumo un po'. Poi prendo il pennellino da sfumatura, mi contorno un po' il naso come faccio sempre e voilà. Se volete fare effetto di labbra più carnose, mettete sempre con pennellino da sfumatura con un po' di terra qua sotto e fate così. Su. Sfumando bene bene. Io prendo un po' di terra, me la metto pure un po' sul collo, perché ho sta abbronzatura e lampade che se ne stanno, ma se ne stanno strana. Tipo sul collo so bianca, sulle braccia so nera e addosso so un mix. Quindi so un mix tra una mozzarella e un palumpa. Sperando di tornare bianca, visto che stanno va pure l'incarnato bianco di moda. Ripio l'eyeliner e me lo vado a mettere sotto. Molto attenta. Qua ve sbavate sicuro, perché è inevitabile, infatti armate avete cotton fioc, perché col fatto che ci avete le ciglia si appiccicano qua sotto e ve macchia. Però ecco, è inevitabile, quindi pazienza. Ok, dopodiché lo fate pure con l'altro occhio e mettete la matita interna. Io intanto mi metto Moonlight, che è l'illuminante della Motives Cosmetics, quello neutro, e lo vado a mettere qua e lo sfumo.
Non è un illuminante molto esagerato, quindi mi piace perché dà quel leggero tocco di punto luce, però non è tipo un catarro rifrangente che beh, fai zigomoni, capito? Molto bella, la metto anche qua nell'arco di Cupido. Adesso, nell'attesa che si asciuga l'eyeliner, mi faccio il sotto dell'altro occhio. Nell'attesa che si asciuga, vado a più alla matita nera. Qua dovrebbe essere asciugato, qua c'ho qualche dubbio. E uso la pastello nera e la metto all'interno dell'occhio. Ecco, mi sono macchiata sotto il mascara, con l'eyeliner, scusate. Era inevitabile. Mo' corcodo un fioc, sistemo tutto. Vedete, queste sono le parti che le altre youtuber tagliano. Ok. Mo' vado di ciglia finta. Dopodiché il nostro look sarà terminato. Io uso la Lash Grip nera, perché insomma mi era rimasta solo nera. E questa mi tocca usare. Però tanto è tutto eyeliner, il trucco, quindi poco male. Mi è cascata una scia finta per terra. Ok. Ultimamente mi sono ritrovata un po' sfigata con queste colle. Aspetto che si asciuga, mi contorno l'altro occhio, metto il mascara e ritorno quando ho finito. Bene, Gnappa Family, il video è terminato. Io spero tanto che questo trucco vi sia piaciuto. Non ci vuole una scienza, infatti è stato fatto, cioè ho girato questo video in modo molto casereccio, come se stessi registrando Get Ready With Me. Era per condividere con voi il mio pensiero del trucco Buttons, perché sì, ci stanno un sacco di trucchi che si possono realizzare con 3.000 ombretti diversi. Però secondo me questo rimane... Oddio, permettetemelo, perché... De naturale, de semplice, sto trucco non c'ha niente, però rispetto a tutti quelli che ci stanno, magari ombretto nero, viola, fucsia, marrone, di tutti quelli che ci stanno, diciamo a tempo di realizzazione è il più semplice ed è il più veloce, è il più classico, ecco, perché di solito, e non potete dirmi di no. Quando magari andate di corsa e non sapete che trucco farvi, magari volete stare un po' più sistemate, l'eyeliner è sempre quello che viene fatto perché è un po' il cavallo di battaglia di tutte quante. Poi vabbè, ci sta chi se lo mette solo sopra, chi se lo fa così più fino, chi se lo fa così magari con la matita nera dentro l'occhio ma non fa l'eyeliner pure sotto per fare l'effetto un po' più grosso da occhi da gatta, però l'eyeliner è proprio il passepartout di tutte quante, quindi a me, secondo me, ricorda proprio o stile Buttons. E niente, io so che ho molte ragazzette che mi seguono che non so per niente del stile Buttons, però seguono me perché gli sto simpatica, quindi io saluto le mie Buttons, saluto le mie non Buttons che mi seguono, mi mando vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!